Alexandra, da qualche parte arriverà. Sono tre esperimenti culturali che ci hanno, diciamo, portato a fare delle riflessioni e a esplorare un pochettino la natura stessa, la cultura, in questo caso sarda. Per spiegare molto brevemente cosa si tratta per quelli che non conoscono il progetto, il primo progetto si chiama Grau Sardinia, che ha messo insieme sei artisti selezionati da Giusi, che in quel momento vivevano a Berlino. In questo senso questo esperimento poteva essere una maniera per dire questi sono sei artisti sardi che sono emigrati, possiamo cercare di definire un qualcosa di comune e quindi anche riconoscere un certo tipo di impronta, di origine sarda, diciamo. Il secondo si chiamava Holiday Island e abbiamo fatto questo tipo di discorso: se la cultura sarda è viva ed è bella in forma, come potrebbe essere, invece non lo è, dovrebbe essere anche capace di influenzare il lavoro di artisti stranieri. In questo caso Giusi ha selezionato quattro artisti stranieri, quindi Nuno Vicente, Marisa Benjamin, Prince Chani, che è arrivato, Eva Surovic, e ha collaborato Carlo Spiga, poi Carlo Spiga ha collaborato.
presenza. Le abbiamo portate stamattina per una settimana, le abbiamo lasciate assorbire un pochettino le vibrazioni del posto, quindi Holiday chiaramente era un titolo un po' ironico per differenziare quella che può essere la realtà sarda in un piccolo paese rispetto a quello che è la cultura sarda vista dall'estero, un po' troppo associata alle spiagge, al turismo VIP, eccetera, eccetera. Il terzo esperimento invece si è chiamato Berlin Island, e quello che abbiamo cercato di fare è mettere assieme, mettere a confronto due artisti che sempre già selezionato, quindi Cristina Meloni e Alessandro Sau, che hanno fatto una residenza di 3 mesi a Berlino, con due artisti di seconda generazione, cioè che erano figli di emigrati sardi. Il presupposto teorico era questo: se la cultura sarda è in forma, in che maniera, o esiste, diciamo così, in che maniera si trasmette attraverso le generazioni, quindi artisti che non hanno mai vissuto in Sardegna e che però sono figli di emigrati sardi, hanno ereditato qualcosa nella loro maniera di creare. In questo senso l'arte contemporanea è uno strumento molto interessante perché si ciba ed è costituita da segni che fanno parte del patrimonio culturale. Quindi le 3 mostre che avete, che potete ancora ammirare qui per 1 mese fino al 31 marzo, è una concentrazione di un esperimento, diciamo così. Sì. Giulia. Mi piace sottolineare il fatto che siamo riusciti a portare quasi tutti gli artisti che hanno partecipato, dunque questa mostra vuole anche dare un segno, no, di partecipazione attiva degli artisti in Sardegna, sottolineare anche il fatto che la Sardegna non è affatto isolata come pensiamo, gli artisti vanno e vengono, gli stessi Alessandro e Cristina viaggiano in giro per il mondo, comunque vanno a vivere a Milano, contorno, con le mostre. La Sardegna non ci isola, la Sardegna ci fa comunicare anzi molto di più, magari con l'esterno, per questa voglia che abbiamo di andare e scoprire, ma comunque sempre di ritornare. Per gli artisti invece di seconda generazione, che magari non sono mai stati qua, è stato veramente un segnale forte per loro riuscire a tornare diciamo a casa dopo tanto tempo, comunque cercare di respirare quell'aria che da bambini magari hanno conosciuto, comunque sono i racconti, però raccontandoli con loro lavoro, con il loro lavoro di artista, eccetera, eccetera. Quello che vogliamo fare qui oggi è far parlare le nostre 3 esperienze, i nostri esperimenti, e sta a voi cercare di capire quanto la cultura sarda sia viva, se la cultura sarda è veramente viva, e in che modo ha influenzato gli artisti, in che modo influenzerà comunque gli artisti che sono presenti qua, e speriamo che alla fine possiate anche voi avere qualcosa in cambio dagli artisti che abbiamo portato qua. Il programma continua. Allora, momento di ringraziamenti. Sì, volevo concludere con i ringraziamenti. Quindi siamo qui anche perché ci sono delle istituzioni, dei sponsor che ci hanno sostenuto durante tutti i tre anni, quindi un grazie. Comincio, intanto si dovrebbe cominciare da quelli più noti. Io comincio da Saisce Kulturzentrum di Berlino, Alessandra Porcu, che ci ha permesso di realizzare questi 3 esperimenti, ci hanno supportato tutta la durata di questi esperimenti. Un grazie particolare alla Regione Autonoma della Sardegna, che comunque è stata sempre presente quando c'è stato bisogno, e comunque sono diciamo sempre presenti e attenti alle nostre proposte. Il Comune di Cagliari, che ci ha aiutato sia finanziariamente sia mettendo a disposizione questa struttura. Il Lazzaretto, che comunque è stata di una gentilezza incredibile, perché abbiamo invaso questo posto per una settimana e hanno visto 15 artisti, molti stranieri e qualcuno che arrivava da fuori, sbarcare e mettere a soqquadro un pochettino il posto, che era abbastanza tranquillo per una settimana, li abbiamo un po' scombussolato. Il Saisce Kulturzentrum abbiamo già ringraziato. L'Istituto Fernando Santi, che anche lui in questi 3 progetti è sempre stato presente. La Fondazione per l'Arte Bartoli Felter, purtroppo non te lo ricordo, non è potuto essere qua. Lo ringraziamo per averci dato un supporto per permetterci di far venire tutti gli artisti, perché far venire 15 artisti non è semplice. Lo Spazio Meme, che è un partner che è sempre di grande aiuto, quindi ringrazio Paolo Carta per il supporto. Un grazie anche al Pirandello, che è una scuola cagliaritana di lingue straniere, che sta aprendo anche a Berlino. Loro sono stati gentilissimi, ci hanno offerto la sede in cui stiamo adesso, quindi un bel appartamento per poter riposare dopo le giornate di lavoro.
Ringrazio a tutti di essere qui, Giusy per il lavoro incredibile che ha fatto di allestire il lavoro di 15 artisti in così poco tempo. Giovanni per aver ideato questi bellissimi progetti, sì. E avermi coinvolto. E lascio Giusy presentare il lavoro di Marisa. Allora, il programma della serata si svolge in questo modo. Adesso Marisa farà la sua performance e dopo la performance di Marisa, che costruirà comunque attraverso la luce e le piante la sua opera, alle 7.15 inizia lei, Carlo Spiga e Stella Veloce alle 8.30 fanno la performance nella sala di esposizioni lunga, seguirà a chiudere Igor Muroni con special guest alle 9.30, dunque prego di restare con noi e di continuare la serata con noi, grazie. E dopo la performance c'è la possibilità di avere un brindisi, sì, dalla stanza più. Dalla performance in poi, diamo un piccolo rinfresco. Grazie mille.
C'è un brindisi lì pronto, però ho fatto una piccola cosa che mi piacerebbe fare prima di andare a bere assieme a mangiare qualcosina. Ringraziare proprio per uno degli artisti, che grazie a loro che siamo qui e grazie a loro che sia stato possibile realizzare questa mostra. Quindi Rene Badia, ti presento. Roberto Fanari, che è venuto a venire da Bianca. Pittoni e poi Flaviana. Carlo Spiga, Stella Veloce. Che... che ha appena realizzato una performance, stiamo da cambiarsi. Bruno Vicente, che è venuto da Berlino. Eva Surovic. Spero che avete il tempo di guardarlo con... più tranquillità magari durante questo mese. Brin Chani. È quello che è venuto più da lontano, si è fatto più di 2000 euro. Alessandro Slau. Tempo, quindi bisognerebbe rivenire per il tempo per no? Poter veramente entrare dentro il lavoro. Quindi gli opening a volte sono delle belle occasioni per vedere le opere, per gli artisti, ma rivenire per vedere le opere è sempre una buona abitudine. Cristina Meloni. Purtroppo a Parigi era molto impegnata, saluta a tutti da Parigi. E i due Muroni che dopo... E Giovanni Calcio!
Thank you.
Thank you.